Buona giornata e bentrovati per la prima edizione del telegiornale. 242 rintocchi di campana nella notte per ricordare il primo anno del terribile terremoto che devastò il centro Italia, in modo particolare Amatrice, Arquata del Tronto ed altre città. Preceduta da una lettura delle biografie delle vittime, la fiaccolata ha costeggiato la zona rossa di Amatrice in totale silenzio, muovendo da Piazza Sannioti al Parco Donne Minozzi alla presenza del sindaco Pirozzi. Qui sono stati suonati 249 rintocchi e c'è stata una veglia di preghiera da parte del vescovo di Rieti, Monsignor Pompini. Il sindaco di Amatrice ha messo in evidenza un monumento eretto nel parco in ricordo dei morti e in un'intervista televisiva ha detto: "Tornerò in quella zona rossa soltanto quando non ci saranno più macerie". La vicenda del terremoto ad Ischia, il ministro della difesa Pinotti ha fatto visita al piccolo Ciro, il bambino di 11 anni che ha salvato i due fratellini dalla loro casa di Casamicciola nel terremoto che ha sconvolto 2 giorni fa l'isola di Ischia, e ha messo in evidenza che il prossimo 29 agosto ci sarà un consiglio dei ministri in cui sarà decretato lo stato di emergenza per la isola Campana. Intanto soltanto il 10% dei turisti ha lasciato l'isola dopo il forte terremoto ed intanto la Procura di Napoli sta valutando l'ipotesi di aprire l'inchiesta con l'accusa di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo. Lo ha detto il capo della Procura di Napoli Melillo, mettendo in evidenza che si tratta di un quadro complesso e bisognoso di ulteriori approfondimenti. Il presidente della provincia di Foggia, Francesco Miglio, ha incontrato ieri il nuovo questore del capoluogo dauno, Mario Della Cioppa, insieme a due consiglieri provinciali, Gaetano Cosenza e Tommaso Scaro. Nell'incontro si è parlato dei principali temi della capitanata ed anche del tema della sicurezza in provincia di Foggia e non solo, mettendo anche in evidenza il piano straordinario di controllo che vede la provincia suddivisa in 5 macro aree, tra cui anche Cerignola, Ortanova, e si dice anche dopo l'incontro tenutosi di una stretta collaborazione tra l'amministrazione provinciale e la questura di Foggia per migliorare la vivibilità dell'intero territorio. Il presidente Miglio ha formulato al nuovo questore gli auguri di buon lavoro. In chiusura la pagina sportiva, la pallavolo, l'attesa per le fucsia sta per finire. Il lunedì prossimo comincerà il ritiro per la pallavolo cerignola che disputerà uno storico campionato di Serie B2. Le aspettative sono tante, l'ho fatto sapere il presidente della società Ovantina Matteo Russo in una intervista rilasciata alla pagina Facebook della società. C'è grande entusiasmo, sono cambiate tante componenti, ma è rimasta la passione e la voglia di mostrare una pallavolo di grande livello. C'è tanta curiosità intorno al nuovo roster, un mix di giovani talenti ed atlete esperte. La partenza del ritiro è prevista per lunedì sera alle 19. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione del telegiornale. Servizi ed approfondimenti come sempre alle 14. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.